Non ho l'età, non ho l'età per amare. Riflettevo stamani mattina sul fatto che io non ho l'età per sedere nel Senato della Repubblica. Non vorrei iniziare con una citazione colta e straordinaria della pur bravissima Gigliola Cinquetti, ma è così, non ho l'età. Non avrei nulla. E insomma, non ha l'età, avete sentito, Matteo Renzi, che questa sera dovrebbe ottenere la fiducia al Senato. Io saluto da Roma l'onorevole Ivan Scalfarotto. Buonasera e benvenuto, Scalfarotto, del Partito Democratico. Buonasera. Scalfarotto, secondo lei Renzi ha l'età giusta per guidare questo paese? Ha l'età giusta? Certamente sì, a 39 anni si ha l'età per fare qualsiasi cosa, si ha l'età per avere una famiglia di 3 bambini e arrivare a fine mese faticosamente, si ha l'età per dirigere una grande azienda, per guidare un aeroplano. 39 anni, a parte che in Italia sono un posto nel quale si può fare tutto. È significativo che il nostro nuovo Presidente del Consiglio abbia 39 anni, perché l'Italia non è propriamente un paese per giovani. Senta, se non ce l'ha fatta Enrico Letta, perché dovrebbe farcela Matteo Renzi, che ha anche una parte degli stessi ministri che aveva Letta? Ma perché lo avete visto quest'oggi in Senato, perché Renzi ha una incredibile energia, un modo di arrivare direttamente al paese, di parlare con le persone. E poi non dimentichiamo che Renzi, al contrario di Letta, è il segretario del Partito Democratico e al suo fianco c'era il segretario dell'NCD. Quando Letta e Alfano diventarono presidente e vicepresidente del Consiglio, nessuno dei due era il segretario del proprio partito, il che ci dice che questo partito ha una caratteristica particolare, che è quella di essere un governo a tutto tondo dal punto di vista politico. E il Partito Democratico, che ha 400 parlamentari su 945, si assume con questo governo una responsabilità politica. Non è più un governo, diciamo così, del presidente, è un governo tecnico come gli ultimi due che abbiamo visto, è un governo che rappresenta il primo partito del paese direttamente al massimo delle sue responsabilità. Sì, però questo qualcuno può dire c'era anche prima con Letta. In ogni caso Renzi oggi, nel chiedere la fiducia al Senato, ha detto che non è corretto. Beh, insomma, una parte dei ministri ci sono comunque, insomma, lei dice Alfano, la stessa maggioranza, sono cambiate le persone, ma la maggioranza è sempre questa. Comunque Renzi oggi ha detto che questo passaggio... Però questo è un governo che ha un senso politico molto più forte, molto più intenso di quello precedente. Ma dipende da Renzi o dipende dalla squadra? No, dipende dalla carica che riveste Renzi. Renzi è il segretario. Per la prima volta noi diamo esecuzione a una norma del nostro statuto che dice che il nostro segretario è anche il candidato premier. È evidente che in questo momento il Partito Democratico, candidando il suo segretario, peraltro su iniziativa dei suoi oppositori, perché la richiesta che Renzi ci mettesse la faccia è venuta dai Cuperlo, dai Fassina, dagli Orfini, proprio perché si diceva bisogna risolvere l'interrogativo del rapporto tra partito e governo. Questo rapporto, questo interrogativo si scioglie con il segretario del partito che va a fare il capo del governo, quindi capisce che c'è un significato politico molto forte. Questa è la novità. Senta, oggi Renzi... Non dipende dalle persone, dipende dalla carica che rivestono. Nel chiedere la fiducia al Senato ha detto che avrebbe preferito che questo passaggio fosse stato preceduto da un chiaro mandato elettorale. Allora perché non andare a votare come molti italiani chiedevano? Perché se fossimo andati a votare avremmo dato ragione a quella parte della politica che voleva farci tornare alla Prima Repubblica, e cioè voleva farci tornare a una grande democrazia cristiana, o chiamiamola come vogliamo, cioè un grande partito di centro che sulla base di una legge proporzionale taglia le estreme e governa per i prossimi 50 anni. Questa scommessa è una scommessa che ha perso. Noi vogliamo fare in modo che questo paese resti un paese fortemente bipolare, con un'alternanza al governo, con un sistema paese
paese che diventa più efficiente con delle riforme che vanno fatte adesso. È chiaro che se fossimo andati a votare, probabilmente comunque il PD sarebbe stato il partito di maggioranza relativa, il suo segretario avrebbe fatto il premier, ma sarebbe stato il premier di un governo di coalizione legittimato da una legge proporzionale, quindi che sarebbe rimasto lì per i 5 anni e per gli anni a venire immobile. E invece in questo momento, anche se Renzi paga chiaramente un prezzo, perché paga un prezzo in termini di immagine, in questo momento si può tentare di fare, si devono fare, anzi non soltanto tentare, quelle riforme che ci consentano di restare fortemente bipolari, quindi una nuova legge elettorale, superare il sistema del bicameralismo perfetto, perché mi creda Milan, io sono in Parlamento da pochi mesi, ma ho visto per esempio licenziate dalla mia commissione 5 leggi di iniziativa parlamentare importantissime e adesso ne è tornata una finalmente dal Senato dopo mesi di attesa. Queste leggi, se il Senato non fosse stato quello che è oggi, sarebbero già leggi dello Stato, quindi noi facciamo una fatica incredibile. E allora Renzi ha detto a un certo punto le elezioni converrebbero a me ma non al Paese. Le chiedo sarebbero questo. Sarebbero convenute in termini di immagine, ma noi ci saremmo trovati nella palude. Le chiedo questo, Scalfarotto, questa operazione è un inciucione con Berlusconi? Sa che oggi Giuliano Ferrara scriveva: sono l'uomo più felice del mondo in questo momento. Giuliano Ferrara oggi su Twitter dava segni di evidente nervosismo per qualche ragione. Ma no, io penso che probabilmente, diciamo, Berlusconi e Renzi hanno una cosa che li accomuna ed è la convinzione che il paese debba essere, come dicevo prima, gestito su base bipolare dell'alternanza, che gli schieramenti debbano essere opposti. Allora, se si fanno le riforme con Berlusconi, io voglio che questo sia ben chiaro, si fanno per stabilire che il governo con Berlusconi non si faccia più. Cioè, noi non dobbiamo più trovarci nella situazione attuale o peggio ancora nella situazione nella quale ci troveremmo con una legge proporzionale. Con una legge proporzionale noi ritorneremo alla Prima Repubblica, cosa che forse qualcuno ha diciamo dimenticato, ma io che come Gigliola Cinquetti, al contrario di Gigliola Cinquetti, l'età ce l'ho e mi ricordo della Prima Repubblica, era l'epoca nel quale si votava un partito e poi non si sapeva più il tuo voto che fine faceva, perché c'erano le trattative tra le segreterie, improvvisamente diventava Presidente del Consiglio, che ne so io, Goria o Giuliano Amato, perché si erano messi d'accordo così i presidenti del Consiglio. Noi dobbiamo avere una legge elettorale che ci consenta di sapere subito chi ha vinto, che consenta a chi ha vinto di governare. Per 5 anni, allora, e quindi di essere responsabile davanti al Paese per le cose fatte. Facciamo così, Scalfarotto, riprendiamo dopo la pubblicità, parlando di altro. Come vede, questa è una serata particolare, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che sono stati già ripresi dal nostro regista Andrea Soldani. È anche una serata particolare perché c'è il Napoli, io vedo Mimmo Pesce che per ora è da solo, ma Marica Fruscio poi dopo mi raggiungerà. Siamo già sul pezzo, Alessà. Ma che pezzo? Che c'è? Napoli-Genova stasera? Napoli-Genova, è già grandissima occasione di Higuaín. E quanto stanno? Dici il risultato. 0-0. Allora, 6 minuti, 4 minuti. Lo leggevamo anche in sovrappressione. Dai, dopo la pubblicità riprendiamo con Iva Scalfarotto. Grazie, state con noi. Io sono pronto a dare un calcio all'omofobia. Ci metto la mia faccia e la mia barba. Sostengo la lotta alle discriminazioni contro gli orientamenti sessuali. Mi allaccio gli scarpini e scendo in campo come ho sempre fatto. Ma ora chiedo a voi di scendere in campo con me e dire basta all'omofobia. Chi allaccia ci mette la faccia e la barba. Eccoci qua! Buonasera, benvenuti a Funamboli. Allora, quello che avete visto in video è Davide Moscardelli, calciatore del Bologna, no? Con questa barba molto, molto tipica. E perché Davide Moscardelli, come tanti altri atleti, tanti sportivi, ha aderito a questa campagna chiamata Allacciamoli. Io a questo proposito mi faccio allacciare qui dalla mia prima ospite. È Giovanna D'Esposito, che è amministratore delegato di Paddy Power, che è uno degli sponsor di questa iniziativa. Intanto, che vuol dire questo laccio? Ok. Eccoci qua. Perfetto.
Perfetto. Un laccio perfetto. Perché è tanto così colorato? È un laccio contro le discriminazioni e contro l'omofobia. Sessuali. Assolutamente sì. Rainbow Laces, Allacciamoli, è una campagna di sensibilizzazione che si rivolge in particolare al mondo dello sport e che chiama a raccolta il mondo dello sport intorno al tema appunto della lotta all'omofobia. Ecco, però Paddy Power è una società di scommesse. Sì. Perché vi siete lanciati in questa iniziativa che ha raccolto anche molto entusiasmo tra vari atleti, vari calciatori e non solo calciatori? Vero. Perché di questa campagna? Allora, lo sport e l'amore per lo sport sono parte della nostra storia e del nostro DNA. Noi nasciamo come società di scommesse sportive e poi di giochi in Irlanda nel 1988, siamo delle aziende leader in questo settore in Europa e sicuramente abbiamo appunto questo grossissimo amore per lo sport e riteniamo che lo sport debba e possa farsi portavoce di valori positivi. Non siamo di certo i primi a dirlo. Nelson Mandela sosteneva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo e di unire le persone. Adesso quella affermazione era un contesto importante di, diciamo, discriminazioni razziali, certo. Ma è anche vero che lo sport si può fare portavoce dei temi di rispetto dell'individuo, di libertà di espressione in tutti gli ambiti e quindi sicuramente anche in questo. Ma questo sicuramente. Tra l'altro io vorrei tornare per un attimo dal nostro onorevole Ivan Scalfarotto, anche perché lo dobbiamo liberare, ci deve raggiungere, diciamo, una riunione parlamentare, si è liberato per noi. Scalfarotto, intanto lei segue lo sport, segue il calcio, ha visto che qua ci sono tanti ragazzi, oggi questa sera parleremo di lotta proprio all'omofobia. Lei come pensa, che ne pensa di questa iniziativa? Seguo il calcio meno di quando ero ragazzino, ero molto appassionato da ragazzo, adesso lo seguo con un certo distacco, però sono ancora tifoso del Napoli. Ma penso che sia una bellissima iniziativa. Lo sport è probabilmente il luogo nel quale ancora oggi l'omofobia attecchisce di più, nel senso che recentemente una sportiva, la portiera della squadra di hockey nazionale, ha detto di essere lesbica, ma che mi risulti è il primo o la prima sportiva italiana a dire apertamente di essere gay o lesbica. Naturalmente questo non è possibile statisticamente, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in ogni ambiente, in ogni paese, in ogni geografia, in ogni cultura, in ogni ceto sociale le persone LGBT sono almeno, e dico almeno, il 5% della popolazione, quindi anche il 5% dei calciatori, delle pallavoliste, delle cestiste, dei pallanuotisti saranno sì, gay o lesbiche, però nessuno ne parla, lo dice. Dice. Ovviamente dire di essere gay non vuol dire comunicare la propria sessualità, significa comunicare la propria socialità, la propria vita affettiva, come facciamo tutti quotidianamente. No, ma questo lavoro, sicuramente, ma tra l'altro Scalfarotto, guardi, insieme ovviamente, e se uno non lo fa è perché ha paura. È perché ha paura, insieme a Paddy Power, a Giovanna Disposito, io voglio salutare anche Paola Brandolini, che è presidente di Arci Lesbica, e Flavio Romani, presidente di Arci Gay, che hanno aderito a questa iniziativa e più tardi li conosceremo, più tardi li coinvolgeremo. Però Scalfarotto, le chiedo questo, lei che non ha mai fatto mistero della propria omosessualità, ha mai subito discriminazioni? Uno tante volte neanche lo sa, nel senso che se non vieni scelto per qualcosa è raro che ti venga detto forse è meglio non avere un gay qui o una lesbica lì, per cui le volte in cui tu sei oggetto di discriminazione purtroppo non le puoi neanche contare. Posso raccontarle che recentemente un collega parlamentare, in un momento agitato della vita parlamentare qualche settimana fa, un collega del Movimento 5 Stelle, davanti a una mia presa di posizione, chiedevo alla presidente della mia commissione di non consentire la ripresa dei lavori di commissione con un telefonino perché è vietato dal regolamento. Questo parlamentare, che si chiama Colletti, mi ha fatto il verso come si fa alle scuole elementari ai bambini un po' effeminati, no? Io ho detto: presidente, questo non si può fare. Lui ha fatto: presidente, no, davanti a tutti. Io sinceramente ovviamente non me la sono
compresa, perché superati 15 anni penso che vada bene, sì, così, però le fa capire come magari si utilizza questa cosa per provare a umiliarti, no, o provare, chiaro, a farti sentire in imbarazzo, questo è uno dei temi o comunque che noi affronteremo, che noi affronteremo tra poco. Tra l'altro, Scalfarotto, guarda, ci sono tante ragazze e ragazzi, ce ne sono alcuni che volevano anche farle una domanda. Per esempio, un ragazzo che vedo vicino a Mimmo Pesce, che è tranquillo, quindi vuol dire che il Napoli sta sullo 0-0. 0-0. Come ti chiami? Dove fai? Luca, salve, Luca, buonasera. Fai la domanda all'onorevole Scalfarotto. Che cosa si aspetta da questo nuovo governo? Beh, insomma, molto ampia, ecco, immagino che la domanda sia in tema di diritti civili. Sì, ecco, per esempio. Mi aspetto che ci dia una legge europea per le coppie, mi aspetto che porti a casa la legge sull'omofobia. Sono due cose fondamentali. Quando dico una legge europea, io storicamente sono stato sempre per il matrimonio. Dopodiché, arrivata all'età di 48 anni, penso di preferire le unioni civili oggi al matrimonio tra 30 anni. Ma ce la farà anche con Alfano al governo? Anche se penso che l'Italia dovrebbe avere il matrimonio oggi, come ce l'hanno tutti i paesi occidentali. Ce la farà anche con Alfano, Scalfarotto? Ma io penso che ce la dobbiamo fare, punto e basta. Io oggi ho notato per la prima volta che il Presidente del Consiglio ha parlato di questi temi nel suo discorso della fiducia. Non mi risulta che fosse mai successo che un Presidente del Consiglio parlasse di questo all'interno del, diciamo, durante il momento in cui chiede la fiducia alle Camere prima l'una poi l'altra. Si è parlato di Ussoli, si è parlato di unioni civili. Renzi è stato, diciamo così, rotondo, nel senso che non ha spinto a tavolo. Attenzione! È il Napoli segna! È il Napoli segna! E il Ciuccio vola! Il Ciuccio vola! Higuaín! E il Ciuccio è andato! Higuaín! Scalfarotto, che dobbiamo dire qua? Vabbè, lei tira a Napoli. Scalfarotto, non può più andare nella sua parte, qua deve stare, che porta buono. Ecco, dice, siccome ha segnato il Napoli, deve stare qui, basta, porta fortuna, Scalfarotto. No, non si può muovere. Ho detto che faccio il tifo per il Napoli, peraltro. Appunto. No, beh, Scalfarotto, allora mi faccia fare, c'è un altro ragazzo, forse. Concludo la mia risposta. Dicendo semplicemente che io vorrei, poiché questo è un governo che ha l'ambizione di cambiare l'Italia, e non è possibile cambiare l'Italia tenendola nel medioevo dei diritti dove siamo adesso, sì, che nonostante tutta la realpolitik che uno ci voglia mettere, si applichino dei principi base che sono sostanzialmente quello stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2010, che ha detto che il Parlamento deve fare una legge sulle unioni che riconosca le coppie omosessuali come formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Carta Costituzionale, e che si porti a casa una legge sull'omofobia in modo tale che se qualcuno viene pestato o viene pesantemente insultato, o se qualcuno crea un'organizzazione, sì, fatta appositamente per discriminare le persone sia un reato omosessuali, penale, questo sia considerato, allora, un disvalore, un comportamento. Ma questo lo affronteremo tra poco. Un'ultima domanda, poi la liberiamo. C'era un altro ragazzo che voleva fare una domanda, Scalfarotto. Come ti chiami? Buonasera, sono Giulio, volevo porre una domanda. Sì. Quale potrebbe essere un motivo per restare in Italia e non espatriare cercando un futuro all'estero? Eccolo qua, un'altra bella domanda con una buona dose di responsabilità. Sì, domanda molto ampia, anche perché io ho vissuto all'estero per 8 anni e quindi, diciamo, conosco quei posti. Guardi, oggi il Presidente del Consiglio ha detto una cosa che a me è piaciuta moltissimo nel suo discorso. Ha detto a un certo punto: noi dobbiamo fare dell'Italia il luogo delle opportunità. Perché quello che ho osservato quando io vivevo a Londra e vivevo a Mosca negli 8 anni che ho passato all'estero è che gli italiani che vanno via cercano soprattutto delle opportunità per poter dimostrare il proprio valore, per poter crescere, lavorare, essere riconosciuti per il proprio talento, cosa che qui in Italia succede poco. E noi anche a sinistra ci siamo poco preoccupati finora di essere un paese delle opportunità, ci siamo giustamente molto occupati di garanzie che sono sacrosante, ma ci siamo scordati che
insieme alle garanzie bisogna offrire anche delle opportunità, che le garanzie del nulla, se ti garantisco il nulla, restiamo nel nulla. Sì. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare. E guardate, anche su questo i diritti civili sono importanti, perché il proprio talento, e ci sono studi importantissimi, c'è uno studioso che si chiama Richard Florida che ne ha molto scritto, una società che è inclusiva, una società che è rispettosa, è anche una società più desiderabile dove vivere, e le persone di talento, le persone che vogliono esprimere le proprie capacità, vogliono anche essere rispettate e incluse. Io ho un'amica molto cara che ha un ruolo molto importante in un'università tedesca, è una importante professoressa in una materia scientifica, e lei è sposata con una donna in Germania, e lei mi ha detto: guarda, voi potete fare tutte le leggi sul rientro dei cervelli del mondo, ma fin tanto che io non potrò tornare a casa mia con la mia famiglia ed essere rispettata per ciò che sono, per quella che sono, io resterò sempre in un paese dove sono rispettata, sì, non tornerò mai a casa. Allora, questo è un buon motivo. Ed è la stessa cosa per... che mi ha detto un mio amico, che no, dico, un buon motivo che per vive negli Stati l'Italia, Uniti ed è sposata, certo, con una ragazza del Marocco. Allora, io nel... Sì, nel, ho nel... un altro amico eterosessuale che è sposato con una ragazza del Marocco e mi ha detto una volta: fin tanto che marocchino sarà un'offesa in Italia, io non tornerò mai a casa con la mia compagna, mia moglie, che è marocchina ed è la donna della mia vita. Per cui un paese meno razzista e meno omofobo è anche un paese nel quale è più desiderabile vivere e che è più capace di attrarre talento. Allora, che è la cosa io più importante per la nostra economia. Ringraziamento. Ringraziarla, onorevole Scalfarotto, lasciamo la sua riunione a Roma, qua ha visto, no, c'è stato il gol del Napoli, mi sembra di capire, Mimmo Pesce, tutto, sei un po' tranquillizzato, comunque 1-0 per il Napoli, abbiamo Scalfarotto, capito. Ma deve andare via per forza. Vabbè, deve andare via per forza, no, per ma il la seguo, continuo, la seguo con le onde cerebrali. Ecco, grazie Scalfarotto, grazie. Allora, intanto grazie Scalfarotto per essere stato con noi, voglio salutare anche Nicola Iannaccone, che è uno psicologo psicoterapeuta e sarà con noi, così come Riccardo Cascioli, che è direttore della Nuova Bussola Quotidiana. Continueremo con voi, riprenderemo da qui il discorso parlando di omofobia, anche con la presenza di un attore che abbiamo già visto qui prima, i ragazzi chiedevano tutti l'autografo, Carlo Gabardini. Da lui ripartiremo dopo la pubblicità. State con noi con Funamboli e con Mimmo Pesce, il suo Higuain. Higuain. Eccoci, vabbè, l'avete riconosciuto, quel olmo che sta lì, eccolo qua, Carlo il Gabardini, ciccione. No, chi quel ciccione, eccolo qua, Carlo Gabardini, olmo nella... Però Olmo era un gran marpione con le donne, mi sembra, no? Beh no, un gran marpione no, era un ragazzo padre in realtà, aveva un figlio con Giada De Blanc. Ah, fantastico. Proprio lei che interpretava se stessa. Allora, Carlo Gabardini, prima tutti che chiedevano qui, anche durante la pubblicità, le groupies che volevano fare le foto, gli autografi, cioè... Ma me le manda mia mamma in realtà, è gente pagata da mia mamma per chiedermi l'autografo. Prezzolata. Esatto. 40 anni, mi sbagliano sempre l'età, giusto? No, è sbagliata di sicuro, perché l'unica cosa che non dico è quanti anni ho, ecco, quindi là, è sicuramente fatti. Sbagliata, ne ho 21, sbagliata, 21, ne ho 78 in realtà. 21 li porta benissimo, attore di Milano, poi si dice sempre, ha fatto tantissime cose nella vita, è attore, è autore, fa tantissime cose, però c'è uno di quei momenti in cui uno diventa famoso perché scrive una lettera su Repubblica, che viene pubblicata in prima pagina. Allora, Carlo Gabardini ha scritto una lettera un giorno, tra l'altro per un fatto drammatico, un ragazzo omosessuale, Simone, di Roma, che si è tolto la vita. Si è tolto la vita perché era preso in giro per la sua omosessualità. Tu hai preso carta e penna, possiamo andarci del tutto. Certo. E hai scritto su Repubblica una lettera nella quale hai scritto cosa? Allora, in realtà dopo è stata pubblicata su Repubblica, io non sapevo che sarebbe stata pubblicata su Repubblica, dove in realtà quello che, diciamo, io mi sono sentito malissimo per il fatto che questo ragazzo decidesse di uccidersi per una questione di identità sessuale, per i propri gusti sessuali, e perché penso che nel 2013, visto che è successo a ottobre, non ci si possa uccidere per un motivo come questo. Premetto che io ho rispetto per chi si suicida e per il suicidio, quindi non è una questione di suicidio.
non penso che quella possa essere una motivazione. E quindi mi sono sentito, mi sono immaginato che se fossi stato lì insieme a lui, penso che se gli avessi parlato anche 5 minuti, questa cosa non sarebbe successa, ma non perché sono io, semplicemente perché penso che non abbia senso ammazzarsi per questa motivazione. Penso che quello che dico, che in realtà forse è per questo anche che tutta questa questione del mio coming out ha avuto questa risonanza, è perché io penso che essere gay sia bellissimo, cioè di smetterla. Lo scrivi nella lettera, esatto. È una frase molto forte, sì. Essere gay è bellissimo, ma che sì. Vuol dire? Tu stai parlando ora a tante ragazze, a tanti ragazzi, che vuol dire questa frase? Allora, vuol dire sostanzialmente, tanto parlando a ragazzi e ragazze gay, bisessuali, o boh, come dico nella lettera, perché uno magari neanche lo sa ancora bene, è in realtà che non è assolutamente un problema quello, cioè il fatto di essere gay, è semplicemente una scelta, un gusto, una scelta no, perché se si dice che è una scelta ovviamente tutti, io premetto che non sono un attivista del movimento LGBT, anche se lo divento molto volentieri, e la questione è anche un po' di dirsi fortifichiamoci noi, se devo dire. Faccio un esempio, è per questo che non sto dicendo che l'omosessualità sia una scelta, però faccio un esempio, visto che siamo qua, che è un po' come dire, io sono dell'Inter, se uno mi dice, se uno del Milan mi dice interista di merda, io, cioè, posso o reagire a questa cosa, oppure se sono in 10 che mi vengono e mi dicono questa cosa, posso anche scappare. Ma l'unica cosa che veramente non ha senso è di andare a casa e dirsi, ma sai che forse sbaglio io a essere interista, forse è meglio essere del Milan. A essere interista un po' si sbaglia. Vabbè, ok, ma però, diciamo dalla no, ma perché è importante questo, nel senso che l'unica... No, infatti motivo, non volevo interrompere, no, ma no, insomma... però dico, è il motivo... Beh, tu ti chiami Milan di cognome, è troppo facile, però hai cambiato cognome per quello? No, anzi. Comunque, no, in realtà è quello che penso, che infatti, visto che parliamo di omofobia, che è giustissimo occuparsi della legge, dell'omofobia, però mi fanno più paura in realtà quasi quelli che i cosiddetti non omofobi, che magari anche in buonissima fede ti dicono, è come sempre che ti guardassero come per dire va bene che sei gay, non è assolutamente un problema, però sarai infelice, però avrai comunque una vita che non sarà completa, e secondo me è molto più facile che uno si ammazzi per questo vivendo in un ambiente come questo, cioè con delle persone, perché non sono tanto i quelli brutti cattivi che ti urlano frocio, per dire oddio questa cosa qua ci è un problema, ci sono. Certo che ci sono, e tra l'altro io ovviamente dopo parlo questa lettera, dopo questa lettera si ce ne sono di più, ce ne sono di meno. Beh, questo non te lo posso... Sì. Con me dici? Certo. Ma per me è diverso, ma non tanto perché sono io, un po' perché ovviamente io parlo da cittadino di Milano, perché in realtà questo problema qua, invece quelli che ti insultano in posti più piccoli di provincia, è un problema gravissimo, non sto dicendo che non esiste il problema esiste ed è gravissimo. Però ho la sensazione che se si prende... un po' la sensazione che siano gli omofobi sono degli imbecilli, diciamo, sostanzialmente, e non credo che si possa diciamo vietare l'imbecillità per legge, questo è una cosa che di solito fanno i totalitarismi, questa cosa qua non penso che sia quello, invece è una questione di educare questa cosa un po', appunto, fortificandosi, dicendo è bellissimo essere gay, che problema c'è? Cioè, se mi dici qualche cosa, non so, io penso che forse ce l'hai piccolo tu, è un tuo problema, però se ce l'hai piccolo non è un mio problema. Tra l'altro tu hai utilizzato una metafora che è stata... Ma non si quasi... può dire ce l'hai piccolo? Perché visto che hai fatto la manina un po' così. No, perché volevo lanciare un servizio. Hai lanciato questa metafora sulla Nutella e la marmellata. È una cosa, è un video che tu hai fatto che è diventata una cosa virale, cioè virale nel senso molto diffuso. Posso dire solo una cosa brevissima? È un video fatto per Le cose cambiano, che è un progetto molto importante, che è, diciamo, il corrispettivo dell'americano It Gets Better, che è un sito per cui anche Obama ha fatto il video. Questa è la versione italiana. Ne vogliamo vedere uno spezzone, così poi ti consegno a Cascioli e te la vedi tu. Ho paurissima. No, perché... Immaginati di nascere in un mondo in cui per fare colazione c'è solamente la marmellata. Cioè, puoi spalmare la marmellata sul pane, sulle fette biscottate, sui biscotti, anche le brioche ci sono solo ripiene di marmellata. Le torte solo con la marmellata, si parla solo di marmellata. Una sera tu vai nella tua cameretta, vai a dormire, ti addormenti e sogni... la Nutella. La Nutella, assaggi per la prima volta la Nutella, ti ricordi quel sapore lì e ti innamori. E la mattina dopo ti svegli e sei il ragazzino più felice del mondo e vorresti andare da tutti a urlare: io l'ho trovato, ragazzi, io amo la Nutella, finalmente ho capito che cosa mi piace, a me piace la Nutella. Purtroppo ti risvegli in un mondo in cui la Nutella apparentemente non esiste. Quindi fai dei timidi tentativi, così a tavola, con i genitori, i fratelli. Dici, che buona la marmellata! Ah, un po' di Nutella! Un po' di Nutella! Ti guardano tutti come se fossi pazzo. A quel punto vai anche dai tuoi amici e gli dici, oh ragazzi, shh, lo dico a bassa voce,
Però a me personalmente piace tantissimo la Nutella. Cosa stai dicendo? Oh! I veri uomini mangiano marmellata, i maschi mangiano la marmellata. Se non mangi la marmellata, tu con noi non giochi a calcio. Viva la marmellata di fichi! Viva la fichi! Viva la fichi! Se in questo mondo qui, tu che ami la Nutella almeno tanto quanto io amo la Nutella, incontri un gruppo di marmellatosi, brutti, cattivi, quelli che ti urlano a Nutellaro! A morte il Nutellone! Voi avete due possibilità. Voi potete fermarvi e spiegargli, guarda, se tu odi la Nutella, evidentemente non hai capito niente di dolci e nulla di dolcezza. Oppure, caso numero due, se sono un gruppo, diciamo, cospicuo e molto minaccioso, scappa e va benissimo così. C'è però una cosa che veramente non ha senso fare, ed è andare a casa e sentirsi in colpa. Pensare che quello sbagliato sei tu. Pensare che forse la Nutella non è vero che ti piace tanto. Pensare che chi mangia la Nutella è malato. Pensare che sia peccato. Ma non è possibile. Se ami la Nutella, ami la Nutella e non c'è niente da fare, niente da punirsi, niente da estirparsi. C'è semplicemente da capire che amare la Nutella è bellissimo. Vabbè, insomma, la metafora è molto chiara. Allora, Cascioli, essere gay è bellissimo, dice Gabardini. Essere gay, omosessuali, essere eterosessuale, è tutta la stessa cosa. Non è uguale essere gay o eterosessuale? No, non credo che sia uguale, nel senso che comunque io rispetto tranquillamente le persone che sono omosessuali, ma non riesco a capire questa voglia di doverlo dire per forza, come se io dovessi, anch'io dovessi dire quello che faccio io con mia moglie o cioè, se lei dice un'esibizione della propria sessualità. Sì, che non... cioè, prima l'onorevole Scalfarotto diceva che ci sono tanti sportivi che non lo dicono eppure lo sono, ma non capisco perché lo devono dire. Peraltro il mese scorso c'è stato quel calciatore tedesco, sì, che ha un nome impronunciabile, che ha giocato con la Lazio, che ha fatto il coming out anche lui, ma ha detto tranquillamente in Italia non c'è nessuna omofobia. Quindi, cioè, però l'ha detto a fine carriera. Com'è? L'ha detto quando non giocava più a calcio. E no, l'ha proprio detto, io non l'avrei mai detto prima, l'ho detto adesso perché non vado negli stadi a giocare a calcio. Ma non è quello, ha semplicemente detto che non ne frega niente a nessuno e quindi non si capisce perché uno lo deve per forza esibire e fare diventare questo come un tratto distintivo, no, come se la persona dovesse essere ridotta semplicemente a questo. Io sono d'accordissimo su non è una questione di esibirlo, un po' va detto una cosa molto semplice, che un po' c'è questo bisogno, perché se per anni uno resta che non può uscire di casa in realtà baciando il proprio fidanzato, limonando con il proprio fidanzato, non può fare un sacco di cose, ha continuamente questa pressione. È un po' l'esempio, diciamo, del gay pride, no? Che uno dice, ma perché dovete andare fuori, mettervi con il boa di struzzo? Riprendendo l'ipotesi della Nutella, diciamo, se io vivessi in un mondo dove non c'è la Nutella e c'è un giorno all'anno in cui io posso uscire, andare su un carro e dire io amo la Nutella, ma non andrebbe anche lei vestito di viola dicendo la Nutella è buonissima? Ma forse Cascioli non lo so. Sì, penso di sì. No, perché questo è il fatto di esibire, non è una questione di esibirla, perché io mi sono interrogato molto, perché ogni tanto mi dicono però anche questa storia adesso perché continui? In realtà un po' mi viene da dire, ma perché io, siccome credo a tutti, appena uno mi dice una cosa io mi viene l'ansia e dico boh, forse c'ha ragione, in effetti, e mi dicono stai sfruttando l'omosessualità. Però attenzione, perché questa cosa qua di sfruttare l'omosessualità non è tanto corretta, nel senso che si sfruttano le malattie, si sfruttano le tragedie, e essere omosessuali non è né una malattia né una tragedia, quindi io non sto sfruttando assolutamente niente in quel senso. E in più il fatto di doverlo comunicare è un fatto che siamo abituati a vivere in un mondo, è come, e lei giustamente io mi dice, ma perché io mica dico quello che faccio con mia moglie, ma anch'io mica le sto dicendo quello che faccio con il mio fidanzato. Però dice Cascioli, perché lei dice moglie dire... io dico fidanzato. No, certo, ma lui dice perché dovere dichiarare il proprio orientamento sessuale, un mondo perfetto, non so se Cascioli esattamente trovo, sarebbe è un così. Mondo nel quale nessuno deve giusto, dire giusto, esatto, ma non siamo in un mondo perfetto. Non siamo in un mondo perfetto. Se ci aiutate a diventare un mondo perfetto, secondo me nessuno lo dice più, nel senso che se non c'è questo problema... Ma il fatto che non esiste l'emergenza omofobia... Non esiste, si fermi qui perché riprendiamo tra un attimo. Esiste o no con gli ospiti, con Napoli-Genoa che contiene? A che minuto siamo, Mimmo? Siamo al 38esimo, sempre primo Napoli tempo, e grosse novità non ce ne sono. Abbiamo avuto un'occasione incredibile ancora con Higuaín, con Mertens. Sì, vabbè, la verità è che Marica t'ha abbandonato. Questa... Ha mollato.
T'ha mollato. Questo è. Dopo la pubblicità riprendiamo qui, state con noi. Allora eccoci nuovamente in diretta con Funamboli, Carlo Gabardini ci sta raccontando un po' la sua storia, Mimmo Pesce è preso lì con il Napoli che vince 1-0 con gol di Higuain, hai visto è andato via Scalfarotto e il Napoli? No. E io cosa ho detto? Scalfarotto rimane qua! Vabbè, abbiamo tutti l'ansia che il Napoli segni durante un intervento, infatti parliamo tutti velocissimo per quello, perché prima ha interrotto Scalfarotto. Ha interrotto il potere costituito, la politica. Allora, c'è qualcuno dei ragazzi e delle ragazze che ha sentito la storia di Carlo, vuol dire qualcosa? Poi torniamo dagli ospiti. Ho visto che il microfono era lì. Tu sei? Marica. Più alta la voce e di qualcosa. Volevo dire che per me non è cambiato niente, cioè non lo sapevo, però adesso che l'ho saputo. Cioè non sapevi che era omosessuale? No, non lo sapevo. Ah. E comunque anche adesso che l'ho saputo per me non è cambiato niente. Ma cioè, bella questa cosa, perché invece io ho avuto delle persone, l'ho già raccontata questa cosa, ho avuto delle persone, che dei ragazzi che m'hanno fermato una sera e mi hanno detto: ma come, tu hai 10 anni che fai camera caffè, quindi in qualche modo che entri, no, nelle case delle persone, e adesso mi dici che sei omosessuale. Ma che sono sentiti un po' traditi da questa cosa, mi ha fatto molto strano, perché al di là dell'unione, diciamo, personaggio essere umano, nel senso che poi... Cioè per te non cambia niente, ma se ne parla a scuola, che classe fai? Seconda superiore. Si parla di queste tematiche tra i compagni oppure no? Sì, ogni tanto capita che affrontiamo un argomento, però cioè, non tanto spesso. No, ogni tanto. Va bene, comunque insomma questa è la testimonianza. Allora io vorrei sentire da Paola Brandolini e Flavio Romani e poi Iannacone. Avete sentito? Per Cascioli l'omofobia non è un problema, Brandolini. È un problema o è un falso problema? Spesso vi si accusa di essere una lobby che porta avanti un problema in nome di una visibilità, un problema che non esiste in realtà, che viene ingigantito. Beh, io credo che sia un problema e lo testimonia il fatto che se io e lei siamo in una stanza e qualcuno le chiede se io e lei siamo in una stanza e io non fossi la lesbica visibile e felice che sono e orgogliosa che sono, se fossimo in una stanza e qualcuno le chiedesse lei è eterosessuale o qual è il suo orientamento sessuale, lei non avrebbe nessun problema a dire sono eterosessuale. Come? Una delle tante caratteristiche della sua personalità. Troverei strano che uno me lo chiede. Perché per curiosità, una persona, uno scienziato che deve fare un'indagine statistica. E, mentre invece c'è ancora il problema di dire per molti sono omosessuali. Esatto, è molto probabile che una lesbica in determinati contesti sociali, una giovane lesbica magari invece si senta di dover mentire, cioè di dire anch'essa sono. Ma è un problema di accettazione della società, è un problema pratico, perché dicendolo si incorre automaticamente in qualche tipo di problema pratico? Beh, la società circostante, l'omofobia che la società circostante induce nella persona omosessuale è la prima causa dell'omofobia interiorizzata di questa persona, che naturalmente vive in un contesto che, ed è per questo il motivo per cui lei si stupisce del perché io non ho bisogno di dire che sono eterosessuale, perché un omosessuale ha bisogno di dirlo? Perché la società dà per scontato che l'unica forma di relazione erotica e sentimentale sia quella tra un uomo e una donna. E quindi la scontatezza non rende necessario per gli eterosessuali palesarsi, ma questa scontatezza crea un sistema sociale in cui le uniche regole, gli unici rapporti di ruolo sono quelli eterosessuali. Romani, lei riscontra lo stesso tipo di problema? Riscontro lo stesso tipo di problema. Intanto vorrei cominciare dando ragione a Carlo Gabardini. È bellissimo essere gay, come è bellissimo essere lesbiche, come è bellissimo essere eterosessuali. È bellissimo essere ciò che si è e... per i gay, per le lesbiche, essere omosessuali in questa società è necessario a volte dirlo, è necessario sottolinearlo, ma non per una questione di volersi far vedere, di in qualche modo voler essere visibili, bizzarri, strani, no, solo per una questione di identità, è una questione di essere riconosciuti come persone senza dover mentire. In una società, lo diceva Paolo adesso, che dà per scontato che le persone siano tutte eterosessuali, gli omosessuali, gay e le lesbiche hanno delle difficoltà a essere in qualche modo integrati. Hanno delle difficoltà di che tipo? Cioè io vorrei capire, Giovanna D'Esposito, per esempio, voi avete riscontrato delle difficoltà nel mondo del calcio, che si dice essere uno dei mondi più omofobici, e non so se è così, oppure in questa campagna avete trovato porte aperte, disponibilità da parte di tutti? Abbiamo trovato molta disponibilità, devo dire. Noi
pensiamo che il mondo del calcio sia sicuramente il posto giusto da cui cominciare per una campagna di questo tipo, perché ancora si ritiene che sia un terreno più o meno inviolato o impermeabile all'omosessualità. C'è ancora una tendenza a viverla come un ambiente un po' maschilista da quel punto di vista, e non riteniamo però che sia un problema di spogliatoio, cioè degli sportivi. Pensiamo che sia più che altro un problema di consapevolezza esterna, quindi dal punto di vista degli sportivi abbiamo avuto tantissima disponibilità. Sì. Io qua con me in tasca una lista lunghissima di atleti, di sportivi e di calciatori che continuano a dimostrare il proprio consenso e il proprio sostegno alla campagna. Anche in Napoli, Genova, nonostante io sia napoletana, che ci siano dei calciatori. Tra l'altro, guardi, dice Napoli, Genova, mi faccia salutare con un applauso Marika Fruscio. È arrivata, il Napoli sta già vincendo. Marika, ma dove eri? Mettiti lì, vicino a Mimmo Pesce, mamma mia. Cioè, è arrivata, sta già vincendo il Napoli, ma dove sei finita? Non è... In tangenziale in coda, vabbè, sono cose che cambiano. Comunque, già, senti, ti chiedo subito, ma se Higuain dicesse sono omosessuale? Ma è peccato. No. Vabbè, questo ci sta. Questo ci sta, ma cambierebbero le cose per te? Lo guarderesti con un occhio diverso dal giorno dopo? No, vabbè, nel senso, io lo guardo come sportivo, quindi non è... Sono problemi suoi, forse è un peccato per il mondo femminile. Però per me non cambierebbe niente, perché comunque se il giocatore è valido io lo guardo sotto quel punto di vista. Ecco, non c'è. Vabbè, allora guarda la partita, intanto che sei lì già, che fremi. E certo, come no. Avete qualche notizia al riguardo? No, perché no, mi spiace, no, perché no, purtroppo no, scusami se ti rispondo. Si sta parlando di questo, non abbiamo indiscrezioni sui... No, volevo aggiungere sulla questione dell'omofobia, che in realtà, al di là che l'omofobia invece è una malattia, al di là di essere gay, perché è appunto la paura inconscia dell'omosessualità. Non esiste come malattia. Sì, è una fobia, è definita così, infatti è una bruttissima parola, ma quello che è dico è stata inventata perché non esiste, non è codificata da nessuna parte. Come malattia. Lo definirebbe? È una paura, esattamente questa, è una paura inconscia. Per lei non è che l'omofobia in sé è già un concetto ideologico inventato, tant'è vero, non è definito né da un punto di vista sanitario come fobia, giustamente dovrebbe essere una malattia, ma non è definito neanche dal punto di vista giuridico, tant'è vero che la legge sull'omofobia lascia spazio a qualsiasi tipo di sopruso e arbitrio, proprio perché non c'è una definizione del reato. Concordo con lei che è una bruttissima parola, perché le dico, infatti lei dice non c'è un problema omofobia, io le rispondo che in realtà se non ci fosse un problema omofobia in questo paese, io potrei donare il sangue, io potrei sposarmi e io potrei avere dei figli, e invece io queste cose non le posso fare, quindi evidentemente un problema da qualche parte c'è. Mi fate sentire Iannacone, che è psicologo. È abbastanza normale. Perché? Perché una coppia omosessuale è di per sé sterile, quindi non è che... Cioè, ma posso adottarli però, io i figli non è che voglio avere, insistendo molto con il mio fidanzato, perché questa è la sua visione, non era quella, non posso, non era il mio progetto quello, non posso, diciamo, avere figli, certo, non perché può non avere posso figli, avere figli? Perché non posso sposarmi? Dal punto di vista della natura non puoi avere figli, ma Carlo Gabardini dice vorrei poterli adottare. Però su questo, ripeto, se vogliamo rimanere sulla metafora che io cerco di avere dei figli con un uomo, è un problema. Tanto è vero che sta esplodendo il fenomeno degli uteri in affitto proprio per questo motivo, esatto, che è una cosa bestiale. Io posso, ecco, appunto, le volevo chiedere, secondo lei è un bene o un male? Mi sembra che abbia già definito, è una cosa bestiale, la definisce, cioè la possibilità l'utero di adozione, dell'utero in affitto, o la possibilità anche di adozione, no, per le cose. L'adozione è un'altra questione, certo, in ogni caso sono ovviamente contrario all'adozione, ma il riferimento bestiale mi riferivo all'utero in affitto, perché è uno sfruttamento selvaggio delle donne e soprattutto delle donne povere, tant'è vero che si va in India, si va in Ucraina. Quindi questa non è una pratica solo degli omosessuali, quindi ne parliamo in un'altra puntata sull'utero in affitto. Però fatemi sentire Iannacone, che è psicologo, psicoterapeuta, e con i ragazzi affronta, poi parleremo anche di cyberbullismo e di bullismo, perché questo è un tema che affronteremo nella seconda parte della trasmissione. Però lei è a contatto con molti ragazzi che affrontano questo tema come? Certo, allora intanto sono problemi correlati, quello del bullismo, del cyberbullismo e anche della politica, diciamo, poi avrò modo di spiegarlo meglio. Io quello che registro come operatore di un consultorio familiare pubblico di Milano è che ci sono dei ragazzi
e anche delle ragazze che pongono questo problema del loro orientamento sessuale con come una difficoltà, cioè non vengono dei ragazzi o delle ragazze che pongono un problema rispetto al loro essere eterosessuali o un convincimento o così un disorientamento, mentre invece questo problema lo portano, e lo portano non tanto per un fatto loro quanto per una pressione dell'ambiente che non gli permette di poter affrontare questa fase della loro vita senza sentire l'esterno che giudica, che in qualche modo impedisce di comprendersi, perché poi il nostro lavoro di psicologi, di psicoterapeuti è quello di permettere a una persona di accettarsi per quello che è, di comprendersi e poter poi progettare la sua vita. Allora questo problema è un problema che esiste. Se poi guardiamo al mondo della scuola, partendo dalle elementari, quindi dalle scuole primarie, come si dice giustamente adesso, e il fatto di prendersi in giro, e prendersi in giro appunto non solo per delle forme fisiche, il ciccione, il grasso, l'alto, il magro, gli occhialuto e meno, ma anche sull'orientamento sessuale rispetto ad un atteggiamento che può essere appunto più effeminato, più mascolino nelle ragazze, più effeminato nei ragazzi, già nell'elementare. Già nell'elementare, questo diventa un elemento che crea una discriminazione, come il colore della pelle, come alcune caratteristiche. Allora su questo dobbiamo impegnarci perché le persone possano stare bene. Ma guardi, bene. Di scuola parleremo tra poco dopo la pubblicità. Marica, Mimmo, che succede? Dicasi, siamo no? in intervallo. Ah, va bene, allora non succede niente. No, non sta succedendo proprio niente. Allora, beh, intanto succede. Stiamo vincendo, qualcosa succede, quindi siamo contenti fino adesso. Cioè, ma tu non c'eri quando ha segnato quello? L'ho sentito in macchina. L'ho sentito in macchina. Certo. Ah, vabbè, insomma. Dopo la pubblicità riprendiamo, state con noi. Spostare su questa vera, su ridurre queste tensioni nei gruppi. E poi dopo... Eccoci qui nuovamente in diretta. Allora so che alcuni ragazzi e ragazze volevano fare qualche intervento. Credo qui davanti ci sia un microfono, prego. Io sono Linda. Volevo chiedere a Carlo, visto che ha detto che per lui essere omosessuale è una cosa bellissima, se anche quando era adolescente la pensava nello stesso modo e se è subito riuscito ad ammetterlo davanti agli amici, ai genitori, ai conoscenti. Carlo. No, secondo me no, devo dire. Non, allora, io intanto premetto che sono stato anche con un sacco di donne e mi piacciono tuttora le donne. Quindi questa cosa non mi sembra un problema. Nel senso che mi innamoro di esseri umani e non di sessualità. Quindi non ho questo. Diciamo che da giovane sono stato più con donne, ma adesso sto cercando di recuperare molto. E la questione di ammetterlo, intanto è una questione di ammetterlo a se stessi, poi a un certo punto questa cosa l'ho vissuta molto tranquillamente, però non la comunicavo per il discorso che si diceva prima, perché penso che la mia omosessualità sia una non notizia, quindi nel senso, cioè, se diventata, a richiesta, non... nel senso che non ho mai parlato di un mio fidanzato al femminile, quindi non è che l'ho mai nascosta questa cosa, però tendenzialmente anche su Twitter, per esempio, io negli ultimi anni, io twitto quasi sempre neutro, ma per un motivo molto semplice, che in realtà a volte... neutro. Cioè che parlo del mio amore senza, cioè ho detto al mio amore e non ha detto al mio fidanzato o alla mia fidanzata. Ma perché penso che in alcuni casi questa cosa sia in Italia, appunto, perché c'è un problema in realtà di sostanzialmente che è eterocentrica l'educazione, quindi è l'unico pensiero, se vogliamo, e quindi quella cosa è più ingombrante, e allora diventa un tweet gay e non un tweet sui sentimenti, e quindi uno si ferma a quello, mentre io so benissimo di un sacco di persone che mi hanno detto: ma come, io mi sono innamorato di tuoi tweet tantissime cose e in realtà erano dedicati a un ragazzo. Sì, alcuni sì, altri no, ed è uguale questa cosa qua. Però diciamo, da adolescente c'è stata una fase... Diciamo che io non sicuramente non è che l'abbia detto, non è che andavo in giro dicendo questa cosa, e l'importanza invece del coming out, che mi sembra, io non me ne rendevo conto, penso che sia fondamentale questa cosa qua, che ho già detto, e io penso che anche gli etero dovrebbero riappropriarsi del coming out, perché il coming out è dire chi sei in realtà, può anche essere che tu fai il pizzaiolo, in realtà dici: io voglio fare lo scrittore. Capito, quindi Cascioli deve dirlo, urlarlo al mondo, sono eterosessuale. No, ma è un altro tipo di coming out, nel senso che
mio più difficile coming out è stato quando sono andato da mio padre a dirgli che io non avrei fatto l'avvocato ma avrei fatto l'attore. Questa cosa qua è stata, ci ho messo un sacco di tempo a decidere questa cosa, perché io da quando ho 3 anni tutti avevano detto che avrei fatto l'avvocato, infatti sarei uno splendido avvocato, purtroppo faccio l'attore, però e quello è un modo di fare coming out. Cioè, il coming out è tanta altra roba. Che mi disconosce perché faccio il giornalista, quindi stai no, e finisco, dico solamente una cosa che mi sembra giustamente, perché poi mi interrogano, dici ma perché devi dire questa cosa in continuazione, al di là che non lo dico in continuazione, io penso che bisogna anche dirlo, poi ognuno lo fa quando vuole perché c'è un tempo per fare questa cosa, bisogna anche dirlo perché uno dei grossi problemi dei ragazzini quando si scoprono omosessuali è che pensano di essere l'unico al mondo, e quando ti pensi di essere l'unico al mondo e in più qualcuno ti parla male, pensi che la tua vita sarà una merda, se posso dirlo, e a quel punto forse inizia a pensare di farti del male. Insomma, e allora se invece ogni tanto uno apre il giornale o lo vede, o vede anche qualcuno che ha visto in televisione, quindi anche qualcuno che dice vabbè forse non fa una vita così schifosa quel ragazzo che è in televisione, che anche lui dice semplicemente sono omosessuale, non che parla di quello che fa con il proprio fidanzato, penso che sia di aiuto, perché lui dice vabbè allora non sono da solo, è una roba possibile. C'è qualcun altro, qualcun altro che vuole intervenire? Sempre qui vedo il microfono. No, sì. Salve. Anche qui c'è. Prego, dica. Salve, sono Eugen, volevo chiedere al signor Cascioli perché era contrario per semplice curiosità all'adozione. Adozione per gli omosessuali. Perché credo che l'adozione sia innanzitutto una questione che parte dal bene del bambino e non dal desiderio degli adulti di avere un bambino. Quindi per un bambino è importante avere un padre e una madre, così come natura prevede peraltro. Avere maschio e femmina, padre e madre, sono due diversità complementari. Avere due padri e avere o due madri è due della stessa cosa, non è la stessa cosa, non è un ambiente, è l'ambiente dove il bambino cresce nel modo ordinato. Questo è il semplice. Che ne pensi? Ma questo senza, scusami, è solo una cosa. Questo senza voler giudicare no, però le no, persone, no, perché non è il problema. No, no, ma domani non è, perché ma non scuote, sto dicendo, no, è vero. No, perché non è che uno dice che la persona è cattiva o che non è capace. No, è una posizione, no, cioè, è la posizione è un bambino questione. Per crescere ha bisogno di una figura femminile e una figura maschile. Questa è la posizione di Cascioli. D'accordo, perché per me è una cosa che non ha per niente senso, scusa, che sia uomo uomo, donna donna, quel che ne è, basta che il bambino stia bene, basta che loro stia bene tra di loro e tutto va bene così, punto. Tutto va bene. Vabbè, Romagna applaude, allora. Aspetta, dopo un servizio, perché si è parlato anche di scuola. Allora, la nostra Antonella Prigioni, della redazione di Padova, è andata a Venezia a incontrare la responsabile, la delegata al Comune di Venezia, si chiama Camilla Seibezzi, perché lì c'è una polemica nelle scuole materne e nelle scuole elementari, utilizzano delle fiabe nelle quali non ci sono differenze di genere. È una situazione un po' particolare che ha suscitato molte polemiche, guardate il servizio. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. Sono state bollate come fiabe gay. Sfogliando i libretti che sono stati distribuiti a 73 tra asili nido e scuole materne del Comune di Venezia, sembrano davvero favole che cercano di spiegare la diversità, che può essere anche quella per un bambino, di avere due genitori dello stesso sesso. Dei 49 titoli messi a disposizione degli insegnanti che prima sono stati formati, solo 3 volumetti parlano di tutte le possibili famiglie. Piccolo uovo, il grande grosso libro delle famiglie e piccolo blu e piccolo giallo. Favole che sono diventate per alcuni pietre dello scandalo, per altri un innovativo strumento didattico, per altri ancora qualcosa di non diverso dalle favole per bambini. A proporre i titoli che hanno acceso un dibattito politico, a tratti anche strumentale, la delegata per i diritti civili del sindaco di Venezia, Camilla Seibezzi. Non sono assolutamente fiabe gay, perché le fiabe, i 49 titoli presi, non trattano la sessualità, trattano l'affettività. Se poi per vendere i giornali dobbiamo mettere dei titoli sensazionalistici, allora ecco che accade fiabe gay. Così come 3 titoli che spiegano tutti i tipi di famiglie su 49 non possono dare, come dire, il 9 all'intero progetto. Leggere senza stereotipi approccia tutte le diversità,
nel più aggraziato e idoneo e accurato dei modi, per spiegare che esistono, sì, esistono anche famiglie che nascono da orientamenti sessuali omosessuali, ma come dire, da orientamenti affettivi sostanzialmente, no? Mostra come certi bambini possono avere anche due papà o due mamme, oppure possono avere una sola mamma, possono avere quattro nonni o nessun nonno, possono essere numerose o come dire, fatte da un solo genitore. Non sono fiabe alternative, sottolinea la Saibezzi, eppure molti hanno preso le distanze da questa scelta, dallo stesso primo cittadino al patriarca di Venezia. Questi libri non sono un indottrinamento, sono una dotazione delle biblioteche su temi sensibili contro le discriminazioni, contro tutte le discriminazioni. Cosa ne pensano genitori insegnanti? Non sembrano così animati dalla polemica innescata dai politici, che ha avuto un'ottima cassa di risonanza sui giornali. Nelle librerie di Venezia i volumi incriminati sono esauriti. Qualcuno evidentemente li ha comprati. Allora Cascioli, per lei questo è fonte di grande scandalo oppure... Credo che sia sostanzialmente un inganno che non guarda la realtà, perché si immagina che ci sia una sorta di tabula rasa, cioè uno viene al mondo e non è niente, poi a un certo punto sceglie fra tutte le diverse possibilità. Invece no, nasciamo maschi e femmine, questa è la natura. Poi che ci possano essere in seguito, per tutta una serie di motivi, inclinazioni sessuali diverse, questo è un altro discorso, che sono situazioni che esistono e questo non deve assolutamente significare che si manca di rispetto, si emargina, si insulta, ci mancherebbe. Questo vale per qualunque persona, perché giustamente quando si parlava di bullismo nelle scuole, non è che il bullismo riguarda soltanto la questione di orientamenti sessuali, anzi riguarda molto di più la miopia, sì, l'obesità. Assolutamente sì, ma guardi, visto che lei ha accennato a questo possiamo argomento, possiamo dire essere miopia bellissimo se vuole. Esatto. No, quello, ecco, io non lo posso dire che essere miopia bellissimo, allora, perché è un difetto quello. Visto che parleremo e ripartiremo proprio da qui, voglio salutare, forse li avete intravisti, ci hanno raggiunto due ospiti, l'avvocato Marisa Marrafino che è venuta a ritrovarci, è già stata nostra ospite. E voglio salutare anche Ivano Zoppi, che è presidente di Pepita Onlus, perché dopo la pubblicità parleremo, continueremo con questo tema, ma affronteremo anche il tema del bullismo. Cari ragazzi, voi sapete chi è la ragazza di Bollate? Tutti hanno visto questa ragazza che è diventata famosa perché, tu lo sai, guardi con la faccia da triglia, no? Lo sai che è la ragazza di Bollate. Non è lei la bulla, La bulla di Bollate. Non è lei la bulla di Bollate. No. Vabbè, ma dopo la pubblicità riprendiamola qui. È iniziato il secondo tempo, Marica, Mimmo, è iniziato. E quanto adesso sta a Napoli? Ma il problema è che è iniziato con un quarto d'ora di ritardo. E che è non successo? Non si è capito il perché. E perché? Non si sa. Che ve la siete presa comoda a Napoli? No, credo che sia per colpa dell'onorevole che se n'è andato. Ah, prima. Di Scalfarotto sempre. Vabbè, dopo la pubblicità rientriamo, state con noi. Eccoci qua nuovamente in diretta con Funamboli. Prima di continuare sugli altri temi, Marica Fruscio, dai, raccontami un'azione del Napoli, su. Ma guarda, siamo alle prime battute del secondo tempo, però devo dire, insomma, un Napoli proprio offensivo. Una telecronaca, faccio una radiocronaca. Un Napoli offensivo che però non riusciamo a, diciamo, a finalizzare l'azione, però anche un Genova che comunque sta cercando di reagire ad un primo tempo, ahimè, troppo piatto, che comunque fa vedere un ritmo di gioco costante che il Napoli ha studiato furbamente e quindi ha cercato di evitare ogni ripartenza furbamente. Così leggera. Ma state vincendo 1-0 col Genoa in casa, ma dai, su. No, vabbè, ma ancora c'è tutta una serie di azioni che si devono... Ma l'hai detto con un tono per dire... Dal Napoli ci si aspetta. 1-0, basta. Ma stasera stravinciamo. Sono più che sicura, poi punto su Higuain perché l'ho pure giocato. Queste sono le classiche frasi che, insomma... Un corno. Mi sono toccato, io sento offesa. Basta che adesso... non tocchi me, caro pesce. Ma chi ti tocca? Vabbè. Allora, c'era qualcuno qui che voleva intervenire, anche se un po' timidamente, ma vedo il microfono davanti, prego. Sono Isatta e volevo parlare di una mia amica che conosco fin da piccola e che ho scoperto da poco essere omosessuale. Avendo una madre molto cattolica, ha avuto molte difficoltà. Sua madre non l'ha fatta andare a scuola per alcuni giorni, l'ha tolta dalla sua squadra di softball.
Insomma, ha avuto sì. E sta vivendo un po' di difficoltà. Ma gliel'ha detto lei, la mamma, che tu sappia? No, l'ha scoperta mentre messaggiava con una ragazza e adesso la tiene perennemente in controllo, continua a guardarle i messaggi. Questa ragazza non riesce più ad avere una vita normale, è sempre in affanno, non ha più il coraggio di abbracciare nessuno, parla sempre a bassa voce, cioè, e va pure da una psicologa che dovrebbe aiutarla, diciamo, a ritornare alla normalità. Accidenti. Anche la madre dovrebbe andarci, magari. La madre ci dovrebbe andare, infatti, da psicologa, perché non la figlia. Purtroppo non c'è più Cascioli, perché sennò... No, Cascioli visto ci, che doveva ci doveva salutare, andato via, ma ci ha lasciato l'omofobia, però è andato via lui. No, non dire così. Io volevo farmi una domanda. Era un po' in minoranza. Posso fare una domanda lo stesso, anche se non c'è Cascioli? Ma sì, certo. Perché in realtà l'obiezione che fa lui, devo ammettere che la prima volta che mi è stata fatta, cioè sull'adozione, il fatto di dire un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà, io ammetto che la prima volta che è stata fatta, ho detto, ma forse c'ha ragione, però in effetti un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà, solo che questa è la famiglia ideale, perché poi mi sono chiesto, però un bambino ha anche diritto ad avere una brava mamma, e quindi cosa facciamo? Le donne stronze le sterilizziamo? Perché anche questo è un diritto del bambino, ed è uguale sul fatto, io ho un amico che ha 40 anni, ha un figlio che ne ha un po' più di 20, ha un altro figlio che ha 4 anni, la moglie è morta di parto e il bimbo è stato tirato su da questo mio amico e suo figlio che ha 20 anni, quindi praticamente due uomini e il bambino sta benissimo, non ha nessunissimo tipo di problema, è un mezzo genio anche peraltro, quindi quello che mi dico, anche una coppia omosessuale probabilmente sarà più o meno così, che magari uno dei due fa un pochino più il fratello maggiore, va benissimo, cosa vogliamo fare? Togliamo i figli, cosa togliamo il figlio a questo mio amico perché non c'è più la donna e quindi il bimbo ha diritto, lo mandiamo in orfanotrofio. No, non si fa comunque. Chiamiamo Cascioli per una risposta. No, perché mi piacerebbe sapere da lui, nel senso che quella è la famiglia ideale, poi la vita va in un altro modo, cioè il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà, io ci posso anche stare, però ripeto, poi uno magari c'ha invece No, ma è chiaro, i temi, le domande, diritto avere, le domande sono... C'ha un papà senza un braccio, un bambino non ha forse diritto ad avere un papà con tutte e due le braccia? Sì che ce l'ha il diritto, però poi succede che un bimbo... E allora non è che gli portiamo via i figli perché questo bimbo, questo padre non ha questo un braccio. Questo no, ma come vedi, Carlo, le domande sono tante, rimangono ancora aperte. Io vorrei un attimo svoltare, perché vogliamo introdurre il tema, che sicuramente vedrai ragazzi molto protagonisti, almeno così voglio... Cari ragazzi, del bullismo. Allora, tutti avete un telefonino, tutti siete su questi social, immagino, no? Tutti sapete, prima ci avete detto, cos'è, chi è la bulla di Bollate o la ragazza di Bollate. A Bollate, in provincia di Milano, c'è stato qualche tempo fa, quello che fuori dalle scuole succede per la verità spesso, solo che lì la differenza è che c'erano delle persone che filmavano, delle persone che hanno messo questo video in rete. E cioè è successo questo. Possiamo vedere il filmato, un faccia a faccia abbastanza concitato tra due compagni di classe, penso, quella bionda e quella mora, ecco, è finito con le persone che guardavano ed è finito, insomma, così, a schiaffi e pugni. Ecco, i bip sono perché non c'erano delle parole da educande, insomma. Questo è quello che vedete, insomma, poi ci sono addirittura calci e ci sono molte persone che assistono, probabilmente compagni di classe. Questo video l'avete visto un po' tutti, no? Ragazzi, mi pare che sia stato uno dei video più cliccati. Allora, intanto vorrei chiedere, avvocato Marafino, qual è lì il problema? Il problema è l'azione in sé o il problema è il fatto che c'è un telefonino che riprende, i ragazzi che anche alcuni compiaciuti assistono, alcuni dicevano dai picchia di brutto, picchia, e poi tutto questo viene messo e condiviso in rete. Esatto, il problema credo sia la scarsa consapevolezza dei propri doveri e diritti quando ci si muove su internet. Qui ci sono una serie di responsabilità ripartite, uno da parte di chi compie queste condotte, ma non da ultimo dallo stesso ragazzo che riprende il video. Cioè, questo purtroppo non è un caso isolato, ci sono tante, sfido chiunque, anche dei ragazzi presenti, a dirmi se per esempio quando vanno in gita, al rientro dalla gita scolastica, non pubblicano su YouTube o su Facebook il video della vacanza, immagino che quasi tutti lo avete fatto, o la fotografia delle vacanze, già questo integra di per sé un reato, è il trattamento illecito dei dati personali, a meno che non si abbia il consenso delle persone ritratte, però molto probabilmente
probabilmente ragazzi di questa età non hanno dimestichezza con le regole della privacy e quindi pubblicano. Sì, il problema è che insomma è un momento di, si vive un momento di celebrità, mi sembra di poter dire, Iannacone, quindi in quel momento di celebrità magari non ci si rende conto che si sta compiendo dei reati ben precisi in alcuni casi, no? Sì, no, ecco, però ritornando a questo video, il problema in questo caso la bulla non è la ragazzina che aggredisce, ma il bullo è chi ha registrato e poi ha messo su in rete questo filmato, e perché lì c'è l'azione di vessazione reiterata che fa di questo episodio grave un fatto di bullismo, o meglio di cyberbullismo nei confronti della ragazza mora. Quindi bisogna iniziare anche a capire che cos'è il bullismo e iniziare a ragionare in termini di, lo dico come slogan, il bullismo è una risorsa, è un'opportunità che noi abbiamo, e il cyberbullismo ci aiuta a comprendere meglio di che cosa stiamo parlando. E tra l'altro, in maniera negativa. No, certo, tra l'altro, siccome di questo parleremo da questo momento in poi nel corso della trasmissione, la nostra Luisa Barbieri è andata a Bollate, fuori da quella scuola, ha sentito e accolto un po' gli umori di come insegnanti e compagni di queste persone protagoniste hanno reagito dopo questo video. Vediamo. È stato cliccatissimo anche perché è fa parte del loro uso del mezzo. Quello che cercano, quello di cui hanno bisogno è la visibilità. Cercano una visibilità nel modo sbagliato, come non so, una ventina d'anni fa ragazzi che aspiravano a diventare la trasmissione, piuttosto che adesso la visibilità la cercano lì. Non dovrebbe succedere da nessuna parte, però non lo so, so che capitano dappertutto e non possiamo dire no a queste cose, cioè non possiamo fare gli ipocriti e dire no, queste cose non devono assolutamente succedere perché sappiamo benissimo che succedono. Secondo me non cambia se ci troviamo in luogo della provincia o meno, quindi come viviamo noi qui, vivono anche i ragazzi in Milano Centro. Per te che pomeriggio sarà? Non lo so, in teoria dovrei studiare, però sono molto svogliata e non lo so. Vado a fare gli allenamenti, faccio arte, il compito di arte. Io sto sempre al parco, il parco ci sta, ci sta, c'è sempre gente. D'estate, paura. A volte ci annoiamo, a volte. Ci fosse qualcos'altro, meglio. Ma magari qualche divertimento di più. Più posti per i giovani, più bar, pub, qualcosa del genere. Posti anche al chiuso dove stare in inverno. Cambieresti qualcosa di questo posto? Ma personalmente no, sono anche affezionato alla, insomma, alla mia parrocchia, al posto dove vivo. Parlavano di Facebook e in realtà non si rendono conto di quanto queste nuove tecnologie, che potrebbero essere utilissime, diventano un boomerang. Insomma, qui senza voler demonizzare niente, nessuno e soprattutto le tecnologie, Marafino, Zoppi, qua c'è da demonizzare le tecnologie? No. No. Però c'è da avere un uso responsabile, educare i ragazzi ad avere un uso responsabile di questa tecnologia, o no? Esatto, noi ne parlavamo, vedendo questi filmati abbiamo un po' la sensazione di impotenza, nel senso che io credo ci sia molto da fare. Una responsabilità però a monte non è soltanto di questi ragazzi, vorrei dire questo. Io faccio parte di un progetto coordinato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla provincia per portare nelle scuole l'educazione alla legalità. E una cosa sorprendente di cui parlavamo anche con loro durante la pausa è quella che questi ragazzi, che noi spesso dipingiamo come soggetti apatici, no? Abbiamo visto anche a questo video, ma io vorrei più bar, più pub. In realtà io a volte ho la sensazione che siano persone che domani saranno adulti e che adesso cercano delle risposte. Quando io vado nelle scuole, stiamo 2 ore a fare questi incontri, è un continuo far domande. Sono 2 ore in cui questi ragazzini di 14 anni non fanno altro che alzare le mani. Questo qualcosa ci deve dire, secondo me, che forse c'è stato un vuoto fino a questo di momento comunicazione. Di comunicazione, le domande ci sono. Esatto. E infatti io dopo la pubblicità riparto con Zoppi e vorrei ripartire proprio con i ragazzi, con le loro domande su un tema così sentito e così vissuto, magari poco comunicato. Che succede, Marica? C'è stata una bella azione del Napoli, un bel inserimento di Mertens, poi alla fine finalizzato a proprio a pelo del palo, insomma a uno spicchio dal ha fatto dal la barba gol. Al palo sì. No, no, fatto barba, pelo e contropelo, vabbè, sempre 1-0 per il Napoli? Sempre qua la trave è di ferro, noi tocchiamo ferro.
dopo anche la pubblicità. Anche noi tocchiamoci un po' di ferro, perché... Eccoci qua, nuovamente in diretta con Funamboli, il Napoli è sempre 1-0. Sempre 1-0. Però Alessandro abbiamo un po' abbassato i ritmi, il Napoli nel secondo avevi tempo... Avevi detto stravincete. Beh no, le occasioni ci sono state, però pecchiamo nelle finalizzazioni, purtroppo non è la prima volta. Abbiamo un po' di mozzarella alle cosce. Esatto. Cos'è che date un po'? Un po' di mozzarella alle cosce. Avete un po' di mozzarella alle cosce. Quanto manca? Siamo al 25esimo. Vabbè, del secondo tempo. Allora, ci sono delle persone che vogliono intervenire, il tema del bullismo, c'è questa ragazza che vuole dire qualcosa, prego. Io mi chiamo Sara. Sara? Sì. E quello che volevo dire è che vi volevo mandare un messaggio molto ottimista, forse un po' troppo, però ogni tanto ci sta, va bene. E sono in parte d'accordo con l'avvocato, nel senso che ho sentito che dire che queste cose capitano spesso fuori dalle scuole e non è vero, cioè nel senso io vado a scuola da 10 anni e non mi è mai successo di vedere una cosa del genere. C'è un pestaggio di questo sì. genere? Ciò non è mai successo? Mai successo. Ciò non toglie che questa cosa sia gravissima, però quello che volevo dire è che ci sono, cioè una gran parte degli adolescenti, dei ragazzi che ha voglia di fare, voglia di imparare, voglia di mettersi in gioco e che si pone in totale contrapposizione con questi comportamenti, con chi li fa, con chi attua la violenza fisica o anche la violenza psicologica. Quindi sono una minoranza questi episodi e questi ragazzi. Io non so quanta sia la percentuale precisa, però quello che secondo me è da fare è cercare come adulti, cioè gli adulti dovrebbero cercare di guidare la parte di popolazione adolescenziale più partecipativa, dovrebbero cercare di aiutarli a coinvolgere anche gli altri, quindi il cambiamento deve partire da noi come ragazzi. Noi come ragazzi dobbiamo aiutare chi ha dei comportamenti scorretti. Beh, insomma, grazie per l'intervento, Sara. Qui davanti, durante la pubblicità, stavano discutendo tra di loro. Da che cosa siete partiti? Da questo video che abbiamo visto di bollate? Che tu sei? Parla, parla. Per protesto. Sì, sì, no, col microfono però. Luca, hai detto una stupida. Qui voi state tutti parlando di... Voi state tutti parlando di video caricati su social network, quindi di conseguenza di cyberbullismo. Ma un video dura quanti minuti? 4 minuti. E nei telegiornali, nelle scuole, tutti parlano di questo video di 4 minuti e non del fatto che magari per una giornata intera un ragazzo subisca vessazioni, bullismo, senza che si veda, e il cyberbullismo inteso come 4 minuti Ha una risonanza mediatica diversa. Zoppi, però è interessante quello che dice questo ragazzo, dice c'è tanto bullismo nascosto che non viene amplificato dai mezzi di informazione e forse questo è quello più grave, mentre viene alla ribalta solo quello che si può vedere a livello mediatico. Sì, il bullismo è sempre esistito, mi viene da dire, oggi è più mediatico, c'è la possibilità di utilizzare questi strumenti, i telefonini, di riprendere. A me, seguendo il caso di Bollate, mi veniva da dire il problema è di questo ragazzo che ha preso, filmato e che con un click condividi ha scelto di rovinare la vita di due ragazze. Perché? Perché una ha cambiato scuola, perché una è stata minacciata, perché... E quello è il problema. È il problema che nessuno è intervenuto in difesa della ragazza che veniva picchiata o comunque per bloccare questo episodio. Allora sicuramente, per rispondere a lei, gli adolescenti hanno il potere di scuotere gli adulti e di chiedere aiuto, sostegno, accompagnamento, educazione e, signori, dateci gli strumenti per poter dialogare con questi strumenti, con questi telefonini. Due, giornalisti, media, non date troppa attenzione, perché così fate da cassa di risonanza, così date attenzione a un problema, a un episodio e non a tutto quello che in realtà succede quotidianamente. Io tra l'altro vi voglio far vedere un'altra cosa su Bollate. Prima c'era qualcun'altra che voleva intervenire, so che il microfono è andato di lì. C'era qualcosa ancora da dire su questa vicenda di Bollate? No,
È la timidezza qui. Qui fa sparire. Dove c'è... sono tutti sti bulli? Sono timidissimi. C'era Luca, se ricordo, sì, che sì, è intervenuto anche prima. Che volevi dire? Io volevo dire che purtroppo c'è anche un aggravante, oltre al fatto che è stato ripreso un momento in cui c'era questo atto di bullismo e non si sia tentato di separare questi due, queste due cioè personaggi. I compagni che non hanno fatto esatto. nulla, c'è un hanno un po' goduto dello spettacolo. Purtroppo diciamo, non solo video. Hanno goduto lo spettacolo, ma se si sente bene il video c'è anche qualcuno che incita alla violenza. E questa è una cosa molto grave, perché comunque già in quel momento si può capire quello che si prova. In più se si incita a violenza, quindi è una cosa molto grave. No, io voglio farvi vedere anche questo video che ci ha molto impressionato, l'abbiamo scovato nella rete, è stato rilanciato a partire proprio da questa vicenda di bollate. Cioè, rendetevi conto che a partire da questa vicenda c'è qualcuno che ha tradotto questo in un videogioco vero e proprio, guardate. Ci piace, ci piace, ci piace Versace. Insomma, che dobbiamo dire, Carlo? Che dobbiamo dire? Cioè, qui addirittura questa persona viene presa a modello e diventa l'eroina che ma io, che vabbè, a parte che io sono qua per l'omosessualità e il corso monografico sul bullismo non l'ho fatto. Però infatti forse sono un po' stupido, perché chiedo una cosa, nel senso che è un'aggressione quella a cui abbiamo assistito, quindi io non starei neanche a parlare di bullismo, voglio dire, sono delle persone che si menano, sbagliato, non ci si mena, d'accordo, cosa che è sempre successo, non è che adesso abbiamo inventato che fuori dalla scuola una perché gli ha rubato il fidanzato, si prende, non, io non so che cosa sia successo. Il fatto di riprenderlo e metterlo in rete è questo, la questione di bullismo, perché uno... Però devo dire, la questione del videogioco è che è un gioco, perché anche questa attenzione sul fatto dei giochi, cioè secondo me, però vorrei che parlassero anche i ragazzi, ho anche la sensazione che molte di queste cose qua sia molto un problema nostro di, o vostro di adulti, perché io sono un cretino, sul fatto di vedere questa cosa qua come una roba gravissima, come la questione del videogioco. È come dire, ah, io ai miei figli non do le pistole perché non bisogna giocare con le pistole. Io ho sempre giocato con le pistole, mica sono un guerrafondaio. Cioè io cercherei di scindere anche il fatto. Ma è anche una questione di visibilità mediatica, cioè colpa nostra, perché qualcuno dice che i giornalisti dovrebbero dare meno risalto a questo tipo di notizie. È una posizione anche questa? Ma sì, può essere. Non lo so se è una questione di risalto. No, devo dire che ho la sensazione che non... No, Iannacone vedo che scuote la testa. No, ma sono nel momento in cui vai in rete... Quindi voglio essere corretto, ben volentieri. No, non è problema di... La visibilità è un fatto. Cioè, anzi, noi potendo vedere questo filmato ci rendiamo conto di che cos'è l'aggressione e di qual è la funzione del gruppo nel mantenere un'aggressione, per cui da questo punto di vista, come diceva prima Luca, noi possiamo riflettere su cos'è la violenza e come il gruppo ha bisogno del bullo, non è il bullo che ha bisogno del gruppo, ma in quel caso non è un episodio di bullismo, perché il bullismo è chi ha postato il video. Chiarito questo aspetto, il passaggio è che il bullismo ci permette di capire come si usa il potere, come si usa la forza fisica, come si accetta la diversità all'interno di un gruppo, come si esprime la propria idea quando è minoritaria. Allora, se noi ragioniamo in termini educativi, il bullismo ci fa maturare in questo momento e il cyberbullismo, in generale la rete, impedisce di voltare lo sguardo dall'altra parte. Per cui non possiamo non esprimere un giudizio su questi comportamenti e la tendenza poi a diluire la violenza attraverso questo gioco, questo video realizzato in maniera scherzosa, è anche un modo per, come dire, per non enfatizzare troppo. È anche un modo catartico, se vogliamo, in qualche modo. Addirittura il fatto, catartico. Però in qualche modo il fatto di metterlo online è stato anche il motivo per cui poi uno vede che cosa accade. Cioè, insomma, non voglio dire delle castronerie, però la questione giustissima è il fatto della privacy, che non mi sembra minimamente un problema dei giovani, perché penso che quasi se lo chiedono più loro, nel senso che tutti postiamo, cioè chi di noi mette un video online e prima fa firmare le liberatorie? Cioè nessuno di noi, no? È un po' il cioè problema. Uno fa una foto, in teoria non si può neanche pubblicare, io vado sulle cascate di Niagara, faccio
faccio una foto, ci sono delle altre persone. Io personalmente mi faccio il problema di pubblicarla perché dico, magari questo qua che sto fotografando ha detto a sua moglie che è andato in Messico e invece è sulle cascate del Niagara e io lo rovino. Ma questo infatti però, è il problema, caro Carlo, anche delle questioni. Poi io oggi leggevo gli avvocati. No, no, ma è chiaro, subito l'avvocato Marafino vuole intervenire. Ma visto che si parlava di rispetto per gli altri, io credo fortemente che il rispetto per il prossimo parta anche da questo, parta anche dal rispetto dell'altro e del rispetto della privacy dell'altro, che è un diritto sacrosanto. Giustissimo. Ma che sulla rete riguarda tutti, perché Facebook permette, non so se i ragazzi lo sanno, di segnalare ciò che non ci piace. Quanti di voi hanno usato il tasto per bloccare, per quando hanno visto questo video, per bloccarlo, per segnalarlo? Ma nessuno. No, ma credo che l'abbia allora visto, ma anzi abbiano cliccato. Ma lei l'ha bloccato quando l'ha visto. Io ho segnalato dal mio sito. E perché questo è quello che noi educhiamo, cioè il lavoro che noi facciamo è per quello di essere consapevoli che la rete permette di dire quando uno vede una cosa che non piace, di segnalarla. No, ma chiaramente il controllo della rete, l'utilizzo della rete è un elemento molto delicato. Per esempio, chi sa di voi cos'è il sexting? Cari ragazzi. Solo fino alle prime tre lettere noi. Ma insomma, quelli che si fanno le foto magari un po' discinte, un po' discinti, le poi le mandano all'amico, all'amica pensando di fare una cosa, un favore, socializzare così, e poi si ritrovano in rete, possiamo dire anche un po' sputtanati. Allora, ripartiamo però, da posso qui. Posso chiedere una cosa? Sì. Questa cosa dell'esempio che stai facendo tu, il problema però è alla radice dell'atto che si compie, come questa moda che c'è di bere, ma sarai stato tredicenne, quattordicenne anche tu, Carlo. Sì, ma dico, non è il mezzo, una cosa non è un problema della rete, è un problema di educazione che decide di fare quello. Ma certo, ma si può essere ingenui, si può fare una cosa. Non è il controllo della rete, perché quello ripartiamo dopo la pubblicità con Paola Brandolini, devo andare in pubblicità, ripartiamo con lei subito dopo, state con noi. Siamo quasi in conclusione. Dramma Marica Fruscio e Mimmo Pesce. Ha pareggiato il Genoa. Pareggiato il Genoa con Calaiò. Ha indovinato una punizione che è veramente incredibile. Devo dire la verità, che se la ritira 20 volte non la ritira. Anche 50. Ma anche 50. Ma pure se sbarsa tutta la settimana. Un mese sta là. Palo interno, gol. Cioè non ha mai segnato nel Napoli. È arrivato qua, adesso segna contro il Napoli. Guarda una roba. Sì, Calaiò. Il gol dell'ex, giustamente. No, cosa ridi, Carlo? È un dramma sportivo. Cosa ridi? Ma perché tu dici che stiamo trasmettendo da Napoli? Cioè, anche, ci guardano anche a Napoli, in tutta Italia. Marica non ride per niente. No. L'hai fatta arrabbiare. Anche perché ha detto vinciamo. Vabbè, quanto manca? Siamo al 41esimo. Vabbè, 4 minuti credo più recupero. Credo che poi ci sarà un recupero, credo. 4 minuti più recupero. Almeno 15-16 minuti diciamo di recupero. Ma diciamo che adesso poi Benitez ha voluto recuperare almeno, visto che è stato un quarto d'ora di recuperare con l'ingresso di Pandev, ma... Interrompeteci magari per un gol o se no per Speriamo. Speriamo, mica del Napoli per forza. Allora, va avanti con la trasmissione. Allora, riprendiamo qui le fila. Paola Brandolini, sì, cosa voleva dire? Volevo dire che di fronte ai fenomeni che abbiamo visto di violenza, quindi quello concreto della ragazza, quello del video postato, e di fronte alle cose straordinarie che ha detto Sara, quindi sul desiderio dei ragazzi di conoscere, di incontrare, di capire, tanto più grave quello che si diceva prima con Cascioli su questo palcoscenico, cioè che di omosessualità, visto che bisogna conoscere le cause della violenza per prevenirle, di omosessualità non bisogna parlare. Non bisogna parlare nel senso che le persone omosessuali le persone omosessuali dovrebbero stare chiuse in se stesse, nei loro luoghi. E invece tanto più è importante che luoghi come la scuola, luoghi delle istituzioni, luoghi in cui si forma la coscienza non solo individuale ma anche collettiva, siano ricchi di discorsi di conoscenza e svelino quelli che possono essere i problemi di accettazione della diversità. Il lavoro che ha fatto la Seibezzi a Venezia, che ha tentato di fare, è straordinario, portare un discorso sulla diversità dove le coscienze si formano, le identità si formano. Allora io voglio dare la parola a un ragazzo che vuole intervenire, se ci dici come ti chiami io intanto mi posto qui, prego. Mi chiamo Matteo e volevo dire che al giorno d'oggi con
il mondo tecnologico, se si pubblica un video sul bullismo, dopo è molto difficile tornare indietro, cioè, e in un certo senso la situazione è peggiorata per questo. Cioè, è peggiorata in che senso? E che non si può più tornare indietro. Cioè, una volta che pubblichi un qualcosa, chiaramente rimane in eterno, no? Nella rete, questo è il concetto, ma certamente è così. Io mi sono spostato e voglio salutare un ospite, si chiama Lino Lacagnini, è responsabile del centro Vismara della Fondazione Dognocchi. Voi vi occupate di che cosa, Lacagnini? Il microfono. Ma ci occupiamo come Fondazione Dognocchi di diverse cose, in modo particolare di disabilità, ma adesso, acquisendo questo nuovo centro per la Fondazione, Centro Vismara, anche di minori in difficoltà con alcuni problemi che abbiamo individuato come possono andare a finire. Ecco, noi interveniamo in una fase preventiva dove, in fondo, riprendendo il discorso iniziale che faceva Scalfarotto, riprendendo anche l'intervento del Presidente del Consiglio, si vuol dare un'opportunità ad alcuni ragazzi che rischiano di non averla. Anche questo, perché voi lavorate senso con ragazzi con grave disabilità neurologica e li aiutate per esempio a compiere il percorso degli studi scolastici. Sì, esatto, questi sono ragazzi che hanno un mix di diverse problematiche, vanno dal sociale al neurologico al fisiologico, ma di lieve entità, molto spesso non diagnosticate, quindi difficile da individuare, ma che porta ad avere una serie di difficoltà di tipo scolastico, e per cui l'abbandono, la rinuncia, lasciar perdere la scuola dell'obbligo. Ecco, noi interveniamo nel dare un'opportunità appunto a questi ragazzi. Che effetto le fa sentire, insomma, che ci sono questi tipi di bullismo, anche di persone che se la prendono con le diversità di ogni tipo? Ah, sarebbe un discorso piuttosto lungo e complesso. A me piace richiamare un qualcosa che a me ha sempre colpito e si sposa un po' con la filosofia di Don Carlo Gnocchi, che questa opportunità ha voluto darla fin da subito. Era un prete di strada ante litteram, Don Gnocchi, che stiamo parlando degli anni 50, però quelli che sono i preti di strada adesso lui li ha anticipati, no? Perché ha cominciato a lavorare, a dare questa opportunità prima ai mutilatini, poi ai disabili, poi prima ancora ai poliomelitici, eccetera. Allora, il discorso che mi piace riprendere, che qui ha aleggiato per tutta la serata, è un po' quello dell'identità plurale, che è coniato da un pedagogista bolognese che è Andrea Canevaro, dove intorno a questo concetto dell'identità plurale evidenzia come la persona non può essere frammentata in tante parti, per cui l'omosessualità piuttosto che l'eterosessualità, piuttosto che il colore, piuttosto che l'appartenenza a una religione o a un'altra. Ecco, allora mi pare che oggi, in un programma molto interessante perché vissuto anche direttamente dai giovani, si è parlato un po' di questa identità plurale, come può essere vissuta, ed è un po' quello che noi cerchiamo di costruire con i nostri ragazzi. Certo. C'è un sito internet in modo che possiamo, sì, dare le coordinate? C'è un sito internet www.dognocchi.it e c'è un numero da fare, perché siamo sotto campagna SMS 45501. Perché il motivo di questa necessità di finanziamenti è che sapete tutti come in questo momento le finanze dei comuni o degli enti pubblici sono a zero, e noi abbiamo una richiesta tantissima di intervenire su casi come quelli che ho spiegato, ma le risorse sono sempre di meno, per cui bisogna trovare altre forme di finanziamento. Se possiamo anche con questa visibilità dare una mano, siamo contenti. Grazie per essere con noi. Allora, mancano 5 minuti. Io ho detto cos'è il sexting. Qualcuno di voi ragazzi sa di compagni e compagni che hanno fatto magari qualche errore nel mandare qualche foto? Siamo alla delazione? Siamo alla delazione? No, nel senso, magari hai sentito qualche storia di un ragazzo o una ragazza che si fa una foto e poi manda in giro. E che succede poi, Zoppi? Che succede in quei casi? Succedono purtroppo dei... Succedono anche casi brutti, anche decidono di togliersi la vita, lo si diceva anche all'inizio. Noi stiamo gestendo in questi giorni un caso di una ragazzina che ha fatto un filmato per il proprio fidanzatino e il fidanzatino ha cominciato a diffonderlo. Ecco, qui i problemi sono appunto il discorso della denuncia che è partita, sono che supporto dai alla ragazza, che supporto dai anche alla famiglia. Anche perché la denuncia può partire, ma poi il dramma personale, quello sì, insomma, non lo si recupera facilmente. Non lo si recupera,
E poi il ragazzino quando capisce quello che ha fatto, perché poi lì la cosa non la fermi, posta che ti resta, mi viene da usare questo slogan, no? Quello rimane, quel messaggio, quel video sta girando, continua a girare, ormai sono 2 mesi. E qui, con un click, lo dicevo prima, segni la vita. Questo è quello che dobbiamo far capire. Con un click, con un semplice gesto, con una condivisione, rischi di segnare delle vite. E su questo i nostri ragazzi vanno accompagnati, educati, ma prima di tutto dobbiamo capirlo noi adulti. Però la questione Marraffino, avvocato Marraffino, è la colpa non è della rete, perché non si può demonizzare, neanche si può dire la colpa è dei genitori che hanno, non sono nativi digitali e quindi devono colmare un gap tante volte, non sono capaci di conoscere tutti i social. La colpa non è neanche di ragazzi, adolescenti che... viva Dio, ogni tanto fanno anche delle stupidate, purtroppo poi le pagano care. E quindi come se ne esce? Io credo che in realtà sia un po' un insieme di queste cose che tu hai detto. C'è da ricordare 2 cose, mi fa piacere che tu l'abbia introdotto prima. È vero che la querela forse non serve sempre, però c'è da dire anche, questo mi rivolgo ai genitori, approfitto insomma di questa occasione, per dire che innanzitutto un dialogo con i figli è essenziale non solo per riscoprire un mondo, che forse, vedi, adesso abbiamo fatto una domanda, chi di voi ha mai postato foto? Tutti zitti. Ma certo, quindi ma... è logico che anche con i genitori non se ne parli di queste cose, però i genitori e gli insegnanti, perché ricordiamoci, ci sono stati i primi rinvii a giudizio anche per gli insegnanti, per omesso controllo, e questa è una cosa importante. Ho capito, ma l'insegnante dal punto di vista anche legale, di perché spesso ci sono dei segnali che noi forse dovremmo imparare a cogliere, quindi prima di arrivare al video di bollate che abbiamo visto, ci sono dei segnali e possono essere dall'uso degli smartphone in classe eccetera. E un'altra cosa, e forse in pochi sanno, è che è ovvio che i ragazzi di 14 anni nella maggior parte delle ipotesi non sporgeranno mai querela nei confronti di un compagno, perché c'è una situazione anche di connivenza in tanti rapporti. Però i genitori possono farlo al posto dei figli, anche se i figli sono dissenzienti. Quando se ne accorgono, quando se ne accorgono, perché questo è un altro problema. Esatto. Allora, a me mancano 2 minuti, come... mamma mia che faccia! Che... ma che è una, finita? Veramente una, ma è secondo... finita? È finita, è finita. È finita. Ma io ho scoperto il perché, Marco, Lo so già. No, io perché, lo so. Perché è andato via Scalfarotto. No, a parte Scalfarotto che ha già fatto il danno dall'inizio, ho scoperto che a fianco, da 90 minuti, c'è uno juventino, me l'ha detto alla fine. Alla fine me l'ha detto. Roba davanti, roba da mettergli un dito in un occhio. Vabbè, ma Luca, dito in un occhio, Luca sei Luca. Juventino, mamma mia ragazzi, vabbè, ti abbiamo fatto entrare nel cuore. Pure nel cuore, mamma mia. Che coraggio. Vabbè, insomma, qua siamo in conclusione. Carlo, tu non lo sai, ma succede una cosa nel finale, ti prego di raggiungermi. Verci ci denuncerà per scoliosi. È omofobia, perché non ha manco uno schienale mi avete dato. L'unico gay non ha anche uno schienale. Cerca di farti largo qui, salta. Non lo salto. So, fai un salto alla bunta. Prendetemi, Non fatelo come passare. Volete dire qualcosa? È l'ultimo momento, avete ancora 20 secondi. No, la timidezza. Chi è che vuol dire una cosa in conclusione? Aspetta qua, abbiamo 20 secondi, di qualcosa. Ti sei divertita? Sì, molto. Benissimo. Poi? No, che c'era una ragazza che conosco, che non è proprio una mia amica, però conoscente, e che ha mandato una foto sua, ecco, a un ragazzo, perché lei interessava questo ragazzo e le chiedeva delle foto. E lei ha ceduto e questo ragazzo l'ha annunciato a tutti. E quindi, cioè, adesso comunque, anche se è brutto da dire, è difficile vederla nel modo di prima, perché... cioè, di vedere nel modo di prima la ragazza? Sì, perché ti sembra, non lo so, ti sembra un'altra persona. Cioè, mi dispiace molto perché, diciamo che gli ha veramente rovinato la vita con una foto. Cioè, perché... Però forse rovinato la vita è troppo. Cioè, se anche voi la guardate, lo so, in un Carlo, altro ma modo poniti sbagliato. Quanti anni ho ha capito, questa ragazza? Ma può succedere. La nostra età, quindi anni? Adolescente 14. 14 anni, immaginati tu a 14 anni. Ho capito, voglio dire, a trovarti magari diffusa, ma la tua foto. Ma se anche voi iniziate a guardarla diversamente, a dire questa qui c'ha la vita rovinata, quindi basta, non può più essere una mia amica. Perché ha mandato una foto a suo fidanzato. Non è che non può essere, però chiaramente dicono la guardi. Ma ho capito. Invece smettetela di guardarla in un altro modo, che già risolviamo il problema tra voi giovani. Senza coinvolgere, è giudicata male. Vabbè, Carlo, relazioni... io siamo proprio in chiusura. Quando trovo delle notizie che non mi piacciono, sì? Delle notizie che dicono: ma che c'entra questa notizia? Tipo i ristoranti toscani e le vinerie dove va Renzi, sì? Che tra l'altro non ha ancora ottenuto la fiducia. Sai che faccio? No.
Ma è un ristorante mio, tra l'altro. No, scherzo. Questo lo puoi fare. Il jeans post Paninaro, l'abito scuro, la rivoluzione neo-kennediana del look. Ma io finché non l'ho letto non straccio niente, guarda, proprio non straccio niente. E così quando non trovi so, magari è interessantissimo. Puoi buttarli, puoi darli anche ai ragazzi. Ma io che non li ho ancora letti, scusami. Il mio sogno è leggere tutti. Buttarli anche agli ospiti, anche addosso agli ospiti. Non ti accusiamo di niente. Allora, io ringrazio tutti, ci troviamo lunedì prossimo con Funamboli. Grazie Carlo, andiamo via. Grazie mille. Io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!